come creare una dashboard interattiva come questa, quindi completamente navigabile, personalizzata, per analizzare i nostri dati, i nostri report, i nostri file. Lo facciamo in pochissimi minuti e senza scrivere una singola riga di codice. Ovviamente ci facciamo aiutare da Claude 3.5 Sonnet, quindi continuiamo un po' questo format Claude che fa cose, che abbiamo inaugurato con da screenshot ad app funzionante. Io vi invito a recuperare il video, vi lascio tutti i riferimenti. E oggi continuiamo con appunto questo format perché Claude ci permette, nella sua nuova versione, con Artifacts, questa funzionalità incredibile, di realizzare delle cose pazzesche. Il nostro limite è un po' la fantasia, la nostra immaginazione. E una delle possibilità, secondo me, più interessanti è proprio quella di caricargli un file, un report, un PDF, un Word, insomma, praticamente qualsiasi cosa, e chiedergli di creare una dashboard che ci permetta di analizzare facilmente quei dati, di interagire appunto con questa dashboard, con menu a tendina, pulsanti, grafici interattivi, e visualizzare, fruire in maniera più semplice quelle informazioni. Quindi oggi lo facciamo insieme, step by step, e iniziamo subito, non ci perdiamo in altre chiacchiere. Io per l'occasione ho selezionato un report di McKinsey, un bel report in PDF di un centinaio di pagine. Si tratta di un report riguardo i trend tecnologici del 2024. Ovviamente all'interno si parla tanto di AI generativa, o comunque di machine learning, applicazioni dell'intelligenza artificiale, quindi io direi di creare una dashboard che si concentri proprio sull'intelligenza artificiale, su tutti quei passaggi, quelle sezioni del report che parlano dell'intelligenza artificiale, e lo facciamo iniziando a caricare questo PDF. Quindi avviamo una nuova chat con Claude, qui sotto abbiamo l'opzione Add Content e vado ad aggiungere il nostro report. Però non gli faccio creare subito la dashboard, io direi prima di creare un po' di contesto iniziale, glielo facciamo un po' analizzare, glielo facciamo fra virgolette digerire bene, e poi da quelle informazioni, partendo da quelle informazioni, andiamo a creare la dashboard. Quindi inizierei chiedendogli per esempio di cosa parla, quali sono le tematiche principali trattate nel report. Ok, sta analizzando in questo momento il nostro report, inizia a parlarci. Questo report della McKinsey discute le principali tendenze tecnologiche che stanno plasmando il futuro dei vari settori. In particolare analizza 15 trend tecnologici raggruppati in 15 macro categorie, quindi rivoluzione dell'intelligenza artificiale, costruzione del futuro digitale, eccetera eccetera. Per ogni trend riferisce una panoramica, gli ultimi sviluppi, l'impatto sul mercato del lavoro. E quindi fa anche degli esempi di applicazioni reali, tecnologie, insomma ci sono diversi elementi. Poi c'è una valutazione di ciascun trend in base a degli indicatori come degli investimenti, l'interesse, l'innovazione, la domanda di talento. Discute il livello di adozione di queste tecnologie, copre trend come intelligenza artificiale generativa, appunto, robotica, mobilità del futuro, tecnologie spaziali, insomma tante cose, tante macro aree. E poi offre degli insights su come queste tecnologie emergenti stanno trasformando le varie industrie. Ok, dammi più informazioni e dati sui trend relativi all'intelligenza artificiale. E quindi andiamo a estrapolare delle informazioni, dei dati proprio relativi a quest'area. Certamente il report evidenzia tre trend principali relativi all'intelligenza artificiale, quindi abbiamo la generativa ovviamente, che ha visto un aumento del 700% delle ricerche Google dal 2022 al 2023, gli investimenti sono aumentati, c'è una domanda crescente, insomma abbiamo diversi dati, quindi stiamo piano piano snocciolando tutti questi numeri, tutte queste informazioni. Quindi gli chiedo di raccogliere tutte queste informazioni in maniera ordinata, quindi sto cercando ulteriormente di approfondire questa analisi, e questo diciamo è stato un po' un preparare il terreno, cercando di fargli analizzare step by step il documento, trattandosi di un documento abbastanza complesso. Quindi invece di partire direttamente con la generazione, qualche passaggio preliminare. E a questo punto proviamo a fargli creare la dashboard. Quindi inizio con un prompt piuttosto semplice e gli chiedo di creare una dashboard interattiva che mi permetta di analizzare facilmente tutti i dati relativi ovviamente all'intelligenza artificiale contenuti all'interno di questo report. E questa dashboard dovrà essere navigabile, avere dei bottoni, menu a tendina e grafici interattivi. Quindi gli ho menzionato alcuni elementi che vorrei vedere all'interno della dashboard. E vediamo
non è riuscito a creare la nostra dashboard. Questo può succedere. Perché? Perché ci sono, possono esserci degli errori nella generazione del codice, ma in questi casi quello che possiamo fare è semplicemente prendere lo screenshot di questo errore, glielo andiamo a caricare. Insomma, la possibilità che ci offre un modello come questo è proprio quella di interagire col linguaggio naturale, e gli diciamo mi è stato restituito questo errore, risolvilo. Qui ci dice che c'è una unsupported library, quindi vediamo cosa riesce a fare. E di solito, con un po' di pazienza, questo succede abbastanza spesso quando creiamo queste app, queste dashboard con Claude, ci vuole solamente un passaggio in più, cerchiamo di farglielo risolvere. Di solito ci riesce senza nessun problema. Vediamo, ha riniziato a generare codice. Ed eccoci, abbiamo una prima bozza di dashboard interattiva. Qui sotto abbiamo un menu a tendina dal quale possiamo selezionare Generative AI, Applied AI e Machine Learning, che sono un po' le aree trattate all'interno di questo report relative all'AI. Abbiamo dei grafici relativi, però sono sincero, non mi fa impazzire questa dashboard. Nelle prove che ho fatto in questi giorni avevo raggiunto dei risultati migliori. Quindi direi di migliora la UX ed arricchisci l'esperienza includendo tutti i dati relativi all'IA. Quindi, da una base che sinceramente non mi convince, gli chiedo di arricchire, aggiungere elementi, migliorare la user experience. Vediamo un po' cosa succede. Rinizia con la generazione e vediamo che il secondo risultato è già sicuramente migliore del primo. Infatti qui possiamo selezionare fra le varie aree, abbiamo delle informazioni relative al mercato del lavoro, qui possiamo vedere come viene aggiornata l'adozione quando seleziono fra Machine Learning Operations, Applied AI, Generative AI, vediamo per esempio il tasso di adozione come cambia all'interno del grafico, e poi abbiamo anche il valore potenziale. Secondo me può essere ulteriormente migliorata. Il bello proprio di Claude è iniziare queste sessioni di conversazione in cui andiamo a migliorare, aggiungere elementi e sistemare insomma un po' di cosine. Quindi gli chiedo di aggiungere dei grafici, anche di generare una visualizzazione animata di una sorta di proiezione degli investimenti per ciascuna area nei prossimi 5 anni. Inizia con la sua generazione in Artifacts e vediamo che abbiamo altre tipologie di grafici, sicuramente migliori rispetto a prima, abbiamo un'esperienza soddisfacente. Vediamo questi grafici interattivi, questo è il confronto fra gli investimenti. Poi abbiamo confronto di tasso d'adozione, sempre parlando delle tre aree, quindi Generative AI, Applied AI e Machine Learning Operations. Confronto fra, diciamo, il mercato del lavoro in termini di crescita e anche qual è il valore potenziale, insomma il range di valore potenziale. Qui possiamo selezionare ovviamente le varie aree, vediamo come cambia il valore potenziale selezionando ciascuna area. Questa è la sezione overview, andiamo ad esplorare la sezione details. Qui abbiamo i details riguardo MLOps, quindi quali sono i dettagli, sviluppi chiave, monitoraggio eccetera eccetera, Applied AI, Generative AI, le sfide per ciascuna area, e poi abbiamo la proiezione che gli abbiamo chiesto dello spending nei prossimi 5 anni. Guardate che bella, questa è una proiezione animata che ci mostra, vedete qui sopra, l'anno 2024, 5, 6, 7, 8 fino al 2029 e come gli investimenti si muoveranno all'interno di ciascuna di queste aree. Veramente bellissima. Ma io, non soddisfatto, continuo l'interazione e mi faccio anche un po' aiutare, quindi voglio farmi suggerire come posso migliorare questa dashboard, visto che adesso ho una bella base ricca di elementi, ho anche una proiezione in tempo reale che si muove al cambiare dell'anno, devo dire è venuta veramente molto molto bene. E qui ci dà un po' di consigli: personalizzazione, aggiunge un'opzione di personalizzazione, ci dà tassi di crescita delle proiezioni, permettendoci, ci dà un po' di suggerimenti, interattività avanzata, dati in tempo reale. Gli dico ok, apporta questi miglioramenti che sono parecchi, quindi potrebbe
potrebbe non riuscire a gestirli tutti contemporaneamente. Il consiglio in questi casi è magari a selezionare e a iniziare step by step ad aggiungere elemento dopo elemento, in modo tale che limitiamo al massimo eventuali errori. Avete visto, ogni tanto ci restituisce un messaggio di errore o comunque ci dice che non è riuscito a generare il codice, ma dobbiamo essere pazienti e piano piano provare. In questo caso le richieste sono tante, infatti ci ha messo parecchio. Vediamo, è riuscito a completare. Guardate che livello di dettaglio abbiamo adesso. Allora, abbiamo sempre la overview, dove ci troviamo in questo momento. Stiamo vedendo dei dati relativi, stiamo visualizzando dei dati relativi alla Generative AI in questo momento. Rimaniamo su quest'area. Poi abbiamo i dettagli, quindi queste sono le informazioni che abbiamo visto prima. Challenges, le sfide. Le proiezioni, quindi queste sono le proiezioni degli investimenti, e vediamo che però all'interno della sezione proiezioni lui ci ha aggiunto questa possibilità di personalizzazione. Quindi essenzialmente possiamo simulare come lo spending, quindi l'investimento per ciascuna area, si modifica nel tempo sulla base del tasso di crescita. Quindi noi possiamo modificare qui il tasso di crescita, proviamo a modificare da 0,5 a 0,7 per la Generative AI Growth Rate. Non so se questo è a cosa si riferisce, se è un coefficiente particolare, però proviamo ad applicare queste modifiche e vediamo che sulla base di questo nuovo tasso di crescita il grafico cambia, questa proiezione si muove in maniera diversa rispetto a prima, e quindi se ci permette proprio di fare delle simulazioni a tutti gli effetti. Quindi qui modifichiamo questi parametri e vediamo come cambia lo spending, l'investimento nel tempo. Ovviamente queste sono delle proiezioni generate appunto da Claude. Ci ha aggiunto anche una sezione advanced che però vediamo ci restituisce un application error. Proviamo a risolvere questo errore, vediamo se riusciamo a avere anche la nostra sezione advanced. Quindi come prima prendo lo screenshot, glielo vado a caricare, vediamo un po', si è un po' ingolfato, però abbiamo visto che in pochissimo tempo siamo già arrivati a un risultato molto interessante. Abbiamo una dashboard completa, interattiva, navigabile, piena di elementi, e vedete che qui mi ha sì aggiornato la sezione avanzate. Abbiamo un altro grafico, abbiamo questo grafico di cos'è? Sull'asse X abbiamo gli investimenti, Y adozione, la dimensione del punto ci dà la crescita del lavoro. Però in questi casi possiamo anche farci aiutare da qualcuno, magari più esperto, che sa dove mettere mano. Infatti Claude ci offre la possibilità di remixare i nostri progetti creati con Artifacts. Infatti qui sotto noi abbiamo questa possibilità di publish, e posso pubblicare questo progetto. Una volta pubblicato, il progetto ha un link, quindi io posso copiare questo link, proviamo ad accedere. Quindi in questo caso possiamo visualizzare questa applicazione, quindi non più nella preview di Artifacts, ma a un link dedicato. Quindi questa è utilizzabile, possiamo condividere questo link con chiunque vogliamo, potrà utilizzarlo. E qui però c'è l'opzione di cui parlavamo, che è l'opzione remix. Infatti chiunque abbia il link, ovviamente, può cliccare su remix this artifact, verrà reindirizzato su Claude e quel artifact verrà utilizzato come base su cui poi lavorare, su cui continuare l'interazione. Quindi io posso avviare questo progetto, creo una base, ho creato questa dashboard, ma poi condivido il link con uno sviluppatore di web app, per esempio, e gli chiedo insomma di migliorarla, di renderla ancora più ricca, ancora più rilevante ed efficace. In questo caso ho utilizzato un PDF, ma possiamo fare la stessa cosa con un documento Word, con un CSV, un Excel, qualsiasi cosa praticamente. Ci basta infatti caricare il file e piano piano creiamo queste dashboard interattive che ci facilitano nella fruizione dei dati, ed è utilissimo per documenti corposi come questo che abbiamo caricato, che abbiamo utilizzato per questo video, ma anche per analytics di un certo tipo. Io l'ho provato anche con le analytics del mio YouTube, devo dire è molto molto interessante quello che è uscito fuori, ci sto ancora lavorando.
Però vi consiglio insomma di provarlo. Avete la possibilità di avviare gratuitamente questa chat. Abbiamo un numero di richieste limitate con il piano gratuito, anche con il piano a pagamento, ma sono maggiori, insomma, ci permettono di creare un qualcosa di utilizzabile, mentre con quella gratuita, insomma, veniamo bloccati abbastanza presto. Però per farsi un'idea insomma di quali sono le funzionalità e soprattutto le potenzialità, fatemi sapere qui sotto come state utilizzando Artifacts, se avete già realizzato qualcosa di simile o qualcos'altro, insomma. Sono molto curioso, le applicazioni sono praticamente infinite, quindi scrivetemi qui sotto per cosa e come lo state utilizzando. Io a schermo vi lascio l'altro video che ho pubblicato alcuni giorni fa in cui mostro come ho creato una web app in pochi minuti partendo da uno screenshot. Tutti i riferimenti li trovate qui sotto. Io con questo vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!